Samba. Ciao amici di Bedda Radio, benvenuti dal Carnevale 2018 di Enna. Siamo in compagnia della maestra Loredana e della maestra Maria dell'Istituto Comprensivo Francesco Paolo Neglia. Raccontateci insomma che cosa rappresentano oggi i vostri bambini e come è andata l'ideazione e la creazione di questa sfilata. Allora, finalmente dopo tanti anni rinasce il Carnevale a Enna. Il tema dell'Istituto Comprensivo Neglia Savarese, che riguarda la scuola primaria, e La Bella e la Bestia. Invece la scuola dell'infanzia è presente anche qui con la carica dei 101 e con Biancaneve e i sette nani. Ragazzi, raccontateci questa partecipazione della vostra cooperativa, dei vostri ragazzi, il vostro impegno e soprattutto in un momento di grande divertimento la partecipazione di tutti voi. Io penso che sia stata organizzata una cosa veramente molto bella, perché i ragazzi erano tanto che non partecipavano a una manifestazione così importante come il Carnevale. Quindi ringrazio anche tutti gli organizzatori che hanno dimostrato veramente di avere gran coraggio anche per, a causa comunque di questo tempo. Li ringraziamo anche perché loro sono veramente molto felici, quindi è un bellissimo Carnevale. Era dal 1990 che a Enna, mi dicono, non sfilavano i carri. Noi ne abbiamo realizzati due, uno grazie alle mani sapienti di Marco Libertino, è finanziato totalmente da noi, e un altro realizzato, sempre finanziato da noi, realizzato dal liceo artistico di Enna. Il primo rappresenta i due potenti del mondo che giocano sulla nostra pelle, che è rappresentata dalla terra. L'altro carro rappresenta un libro di fiabe, il quale, aprendosi, sprigiona vari soggetti e personaggi di diverse fabbriche, che tra l'altro sono gli stessi soggetti rappresentati dai gruppi delle scolaresche. Come è nata questa idea e soprattutto l'emozione di poter sfilare dopo 20 anni grazie all'organizzazione di questo Carnevale 2018 ad Enna? Allora, intanto diciamo che ci siamo divertiti finalmente. Abbiamo dato sfogo alla creatività, alla libera espressione, dando del nostro per questa città. Questo carro rappresenta zio Paperone nelle vesti di Trump, Donald Trump, e invece da questa parte abbiamo Homer Simpson nelle vesti di Kim Jong-un. Come vedete stanno giocando i due, sono due bambinoni che giocano, uno che dice io ti sfido con questo dito puntato, e allo stesso tempo vuole dire I want you, il tipico I want you americano. E dall'altra parte invece abbiamo Kim Jong-un che gli dice non ho paura di te, se vuoi ti lancio un missilino. Sono contento perché oggi in questa città si ritorna a sfilare, c'è una presenza straordinaria dei bambini di questa città, delle famiglie, appunto dei genitori, e soprattutto di un nuovo sistema, quello che lega questo comune al mondo dell'associazionismo. L'associazione Il Solco, che è stata straordinaria nell'organizzazione di questo carnevale, appunto con il comune abbiamo voluto contribuire, ritornare a festeggiarlo il carnevale. Purtroppo martedì grasso c'era troppo freddo e non me la sono sentita di far uscire appunto i bambini fuori appunto con quel freddo. Oggi c'è una giornata straordinaria, centinaia di persone in giro e finalmente i carri. Me li ricordo probabilmente quando avevo 3 anni, probabilmente anche tu. Finalmente ritornano, per adesso sono due, il prossimo anno ce ne saranno almeno altri 5-6. Grazie amici di Bedda Radio, seguiteci e buona continuazione, buon divertimento, ciao!